Siamo arrivati all'ottava puntata di Oida, il nostro noir, grazie al quale ci potremo esercitare a parlare in inglese delle nostre giornate, della nostra realtà, delle azioni che compiamo quotidianamente. Bene, Elvira è un nuovo personaggio, è l'ex fidanzata di Tommaso. Tommaso è il fidanzato di Sofia, la ragazza che è stata uccisa. E quindi l'avevamo lasciata che aveva scoperto che Tommaso la tradiva con Sofia. Tutto sommato era indecisa sulla possibilità che la macchina fosse della rivale o meno. Poi il tremore nella voce del suo ex fidanzato era pur sempre un elemento piuttosto aleatorio, no? I suoi giorni erano neri come ossidiana. Aveva smesso di uscire, di mangiare, di dormire. Era un essere senza volontà. L'unica pulsione, a parte il desiderio di stringere Tommaso tra le proprie braccia, era scoprire quale fosse la verità nella sua storia d'amore naufragata. Non si rendeva conto. Faceva parte della propria miopia, scusa, faceva parte della sua miopia, non essere capace di identificare i propri, limiti. Pedinava Tommaso tutto il giorno. Piccola notazione, proprio, l'aggettivo proprio si usa per sostituire suo, sua. Quando c'è, ci può essere ambiguità, ma si usa regolarmente suo, sua. E pedinava Tommaso tutto il giorno. La sera raramente riusciva a stare dietro. Era talmente sfinita e depressa che tornava a casa per buttarsi sul letto e singhiozzare senza pausa. Il risultato di quello spionaggio estenuante riconduceva ad un solo nome: Sofia. Un giorno lo zio, il signor Matalone, la chiamò al cellulare invitandola a prendere il caffè insieme. Elvira, ora come ora non c'è niente da fare. Te l'ho detto, bella mia, quella lo ha completamente risucchiato, se ne sono andati a Mosorrofe insieme e sono stati là tutta la giornata. Ho sentito che lei parlava al telefono, telefonava a sua madre che è ancora in America e le diceva che appunto lui è un bravissimo ragazzo, che... Bastarda, aspetta, arriva, Elvira, aspetta. Ti stavo dicendo, le diceva che lo ama e che il giorno prima erano andati a Mosorrofa e che erano rimasti tutta la giornata là. Non dimentichiamo che Matalone, che si rivela essere zio di Elvira, lavora al museo. Zio, che devo fare? Io sono annientata. Tesoro mio, intanto non perdere la calma, numero uno. Poi non mollare la presa, stagli addosso, cerca di entrare nell'ufficio della dottoressa Scassellati. Ti metto io una buona parola. Manda il curriculum, così vediamo se ti accetta con loro. Buona idea, zio, anche se non ho nessuna voglia di mettermi a lavorare. Elvira, urbi maior, minor cessa. Zio, parte tutto per favore, col latino vacci piano. Perché? Che ho detto? Ma dai, Elviruccia, ma poi te lo spiego. Ora andiamo a vedere che si può fare, zio, andiamo. Natale, dove sei? Pasquale telefonava al ragazzo per avvertirlo del pericolo che correva. Avevo origliato dietro la porta dell'ufficio di Piera. Natale, che ancora balbettava, articolò qualche parola. Pasqua, io non ho paura. Io amavo Sofia e l'amore è la cosa più importante, lo diceva lei. A presto. Ciao, ciao. Padre Leo, cos'è il caso? Natale doveva rifarsi del tempo perduto e non finiva di torturare il suo fidato cappuccino sugli argomenti più vari. Era in cura da un nuovo psichiatra. In più seguiva un ciclo di incontri con uno psicologo e con un logopedista. Ricordo quando Sofia mi diceva sempre che un giorno il quadro decide di cadere e tu non sai perché. Don Chisciotte e il suo Sancho passeggiavano sul lungomare. Natale, io non pretendo che tu creda in Dio così perché te lo dico io. Io so che esiste, ti dirò di più, io sento che c'è, come vorrei sentirlo anch'io, padre. Ragazzo mio, fermati un attimo. Guarda quel cane. Lo vedi?
Ti sei mai chiesto perché ti guarda negli occhi? Come fa a sapere che deve stabilire una relazione con te guardandoti in viso e nelle pupille? Potrebbe orientare le pupille verso i piedi o i testicoli? Natale atterrito, per l'amore di Dio, padre. E dai, fai il serio. Quindi stavamo dicendo, ti guarda dove sa, per istinto. È come se tutta la letteratura della storia, sintetizzata in un'unica frase popolarissima, gli occhi sono lo specchio dell'anima, lui la conoscesse. Hai mai guardato due pappagallini che fanno l'amore? Uno dei due becca l'altro o l'altra, dappertutto nel corpo, anche intorno agli occhi. Sembra che abbia un trapanino da gemmologo. Va tutto intorno alle palpebre con una velocità nevrotica. Come fa a non forare la retina? Quella precisione da dove viene? Natale rifletteva, non trovava risposta a quelle domande poste con empatia tale da invitare al silenzio. Ma lui era stato troppo a lungo nelle segrete dell'afasia. Sai, padre, Sofia era molto credente. Non... Lei diceva che le parole ama il tuo nemico, nemico, e dice è tutto lì il cristianesimo. Certo, Nati, e non so se qualche sera fa hai sentito. E hai sentito l'intervista del famoso Ian McKernan? E chi è questo? Uno scrittore irlandese? McKernan diceva che l'assenza di creatività fa commettere cattiverie verso gli altri. L'incapacità di leggere virtualmente la storia del nostro interlocutore, di immedesimarsi, per così dire, crea quella distanza perfetta per il perpetrarsi di cose brutte. Almeno, ecco, quello è quello che... Insomma, ho colto. Ma la vita con me ha tenuto il suo libro contabile. Il bene che ho fatto l'ho riavuto sempre, anche se sotto altre spoglie. E così è stato per il male. Dottore Cassalia, c'è una certa battaglia che l'aspetta fuori, disse una guardia a Tommaso che stava annusando una tabacchiera fatta con la buccia del bergamotto. Ah sì, t'arrivo, rispose il ragazzo alzandosi dalla sedia della scrivania. Si diresse verso l'uscita del museo che dà su Piazza de Nava. Ad attenderlo c'era Elvira con in braccio un bambino di circa un anno. Maurizio, bello di bello. Tommaso lo strinse a sé e lo baciò con tenerezza sulla testolina spelacchiata. Il bambino, biondissimo, con occhi azzurri d'acqua marina, non mostrava lo stesso slancio verso il padre. Probabilmente stavano così poco insieme che il piccolo non era abituato alla sua presenza. Elvira seguiva Tommaso, che tornava nella sua stanza d'ufficio con in braccio il figlio. Elvi, perché mi segui? Dai, abbiamo detto che ci vediamo all'1:30. Cercava di difendersi, ma lei era decisa. Fremi sempre quando devi liberarti di me. Chi c'è là dentro? La tua fata? Tommaso capì che si preannunciava una tempesta. Elvira, per cortesia, guarda, sai quanto tengo alla mia immagine professionale? Non fare scene madri, perché non è il caso. Ti faccio vedere io se non è il caso. Lasciare una famiglia per la prima sciocca che ti prende per la gola. Le guardie del pian terreno accorsero per vedere cosa stesse succedendo. Elvira gridava come una iena. Gli improperi fioccavano contro Tommaso e contro di me. Il piccolo Maurizio aveva dei graffi sul braccino sinistro. La madre glieli aveva procurati nel tentativo di riprenderlo. Riuscita nell'intento di riprendere suo figlio, se ne andò, continuando a gridare fino all'uscita del museo.
e oltre. Quel fatto lasciò i presenti senza parole. Pasquale cercava di consolare Tommaso quando io entrai nell'ufficio. Ragazzi, io sono rovinato. L'esistenza me la sono giocata. Ho a che fare con una pazza. E il bambino, povero figlio, alla prossima che mi combina la denuncio, io qua rischio assai, non mi interessa tanto per me quanto per quella creatura indifesa. Bello mio, l'ho pure graffiato sul braccio. È fuori quella. Tommaso teneva in mano la tabacchiera di bergamotto e annusandola cercava di attingere energia per sopravvivere a quello scempio. Cercavo di rincuorarlo. Tom, vedrai, pian piano le cose si appianeranno e lei capirà che è meglio per tutti. Poi se ci ripensi, voglio dire, se vuoi tornare con loro, io capirò. Sofia, per cortesia, non metterti pure tu. Tommaso diede un pugno sulla scrivania facendo rotolare a terra la tabacchiera. Che c'entra? Io quella donna non l'amo più, tu non la conosci? Ho aspettato per anni, sperando che cambiasse, che mi desse nuovi spiragli. Ero un povero illuso. Non puoi capire a quali grettezze mi ha costretto lei e la sua famiglia. Non ce la facevo più, sarei impazzito. La relazione tra me e te non ha nesso con la mia vecchia storia. Te lo vuoi ficcare in testa o no? Pasquale fu tutt'altro che rasserenante. Tommy, io ti dico la mia. Papale, papale, non vedo niente di buono in tutta questa storia. Pasquale, che cosa vuoi che faccia? Dimmi, torno da lei? Vuoi che torni da lei? Va bene, però poi trovami uno psichiatra che sia bravo, perché avrà molto da lavorare. Tommaso non si controllava più. Ora, cerca di calmarti un attimo. Dai, pensa a come gestire questa situazione, ok? Ero entrata in un meccanismo più grande di me. La situazione di Tommaso era complicata e avrebbe creato infelicità anche a me. Avevo intuito che quella donna era caparbia e che non ci avrebbe reso la vita facile. Tuttavia, amavo tantissimo il mio collega e sentivo che avrei sofferto di più se avessi abbandonato il campo. Il mio fidanzato stava seduto alla scrivania mentre Pasquale ed io eravamo in piedi, appoggiati al davanzale di marmo della finestra. Fuori, in strada, il brulichio delle persone e gli sbuffi degli autobus non conoscevano pause e ci ricordavano che dovevamo andare alla panetteria per il mezzo chilo quotidiano di sfilatini integrali. Qui c'è da uscire pazzi. La gente un giorno è dai piedi, un altro giorno sta dalla testa. Candido non era tanto disorientato quanto furibondo. Ora mi dicono una cosa, domani me ne sparano un'altra e dopo una settimana hanno l'illuminazione. Cambia tutto poi quelli della scientifica. Ma perché non ci hanno pensato prima? Ora, dottoressa, abbia pazienza. Alto là! Per favore, non cominci a rispondere con domande, mi aiuti, altrimenti non caviamo un ragno dal come si chiama? Dal buco, commissario. Piera tamburellava sulla scrivania. Brava, allora, ma lei lo sa che a quanto pare Natale era lì quella sera? Non è possibile. A quell'ora il signor Castiglioni è al convento lì all'eremo, che io sappia. Poi cosa vuole che le dica? Piera precisava con punta. No, io non voglio sentire altro che la verità. Qui ho i risultati di uno dei rilievi. Le tracce delle scarpe, questo è assodato. La cioccolata, le risulta che possa avere attinenza con questo ragazzo, Natale Castiglioni. E come? E vediamo che tipo di cioccolata. Candido chiese con il pollice della mano destra a sostenere il mento e le altre dita flesse a conchiglia. Commissario, facciamo i giochini qua. Non si fida per caso? Per carità, dottoressa, qua non si gioca affatto, ma capisce bene che, cioè, si parla di detenzione a vita, si tratterà. Va dato con la massima attenzione, questa condanna va data con la massima attenzione. Allora ripeto e la prego di porsi però con un altro atteggiamento.
Che tipo di cioccolata mangia di solito questo Pasquale, Natale, scusi. Alla liquirizia, dottor Candido. Candido annuiva mentre la sua espressione si intristiva. Poi proseguì: è della nipote del signor Matalone. La signora, come si chiama quest'altra mamma? Sto uscendo pazzo. Elvira Battaglia, che mi dice: e chi è? Ah, sì, quella tizia che vuole entrare alla Erta da tempo immemorabile. Sì, so che ha litigato con Sofia una volta. Infatti, un giorno Sofia stava lavorando con un gruppo, mi pare fossero cinesi, parlava in inglese e questa Battaglia si è permessa di disturbare, mettendo in dubbio davanti a tutti le notizie riportate dalla guida e il modo di pronunciare alcune parole in inglese. È successo il macello. Mi ricordo che sono dovuti intervenire gli addetti alla vigilanza. Dottoressa Scasselati, prima di interrogare questa signora, io vorrei prendere visione di qualcosa che ha a che fare con lettere o non so, email. Sono costretta a mandare ancora una volta gli agenti nel suo ufficio, ma stavolta dovremo entrare nel suo computer. No problem, commissario, ci mancherebbe, avrà tutto quello che le serve. Padre Leo versò il caffè in una tazzina verde muffa, rossa e gialla. Collezionava oggetti in ceramica di Caltagirone. Diceva che gli portavano il sole nel cuore. Tommaso sorseggiava guardando una copia dell'autoritratto di Rembrandt appesa al muro. Il frate Cappuccino era laureato in qualcosa di simile a beni culturali con indirizzo artistico. Prima che il misticismo lo rapisse, aveva lavorato alla Kenwood House di Londra, che tutt'oggi ospita l'opera originale del pittore olandese. Era un genio, sai? Padre Leo interruppe la contemplazione di Tommaso. Ultimamente ho letto un libro, l'autore Zuffi, Stefano credo sia il nome. Rembrandt aveva colto l'aspetto metamorfico e proteiforme del testo. Il testo per lui era un quadro. Tommaso, che c'è? Dimmi qualcosa, tu parli sempre e quando non lo fai io entro in paranoia. Padre, qui c'è qualcuno che si diverte a specchiarsi, a farsi l'autoritratto e a distruggerlo con martellate folli. Non immaginavo che avessi letto Zuffi pure tu, incredibile! Sentito, ma mi spieghi questi astragali a che servivano? Mi pare che ho pronunciato bene astragali con l'accento sulla seconda. Tommaso annuiva. Gli astragali che intendi tu, quelli del museo, sono ossa del tarso di capra o di montone. L'astragalomanzia nell'antichità era l'arte di predire il futuro con questi affarini. C'è da dire che l'astragalo nel corpo umano è quell'osso grazie al quale il piede si articola alla gamba. Hai capito? Padre Leo ascoltava assorto. Poi c'è l'astragalo pianta. Un'erba con tanti rami. La sua radice contiene la glicirizina, tanto che questa specie è conosciuta come liquirizia bastarda. In architettura, l'astragalo è come un tondino, un elemento decorativo delle colonne, nella modanatura. È vero, sì, questo me lo ricordo. E com'è possibile che Sofia aveva in bocca sto coso? Ma chi l'ha uccisa? Bella domanda. Qualcuno è sceso nei magazzini dove ci sono tante di quelle cose che non può neanche avere un'idea. Ha preso quello che gli serviva, anche frammenti appuntiti, e ha fatto come gli è girato in testa. L'osso intero era in bocca come segno, come icona del nostro assassino. Quella che ha colpito è stata una scaglia tagliente a dente di lupo. È arrivata in trachea con la deglutizione per un riflesso incontrollato. Tommaso affondò il pollice e l'indice della mano destra nei suoi occhi per qualche secondo. Poi ricominciò. E l'invidia, padre, che cos'è per lei? Il frate pensò per un paio di attimi, passando il medio della mano destra sul bordo di una tazzina come un vasaio. Beh, intanto dobbiamo partire da un concetto. È un peccato tra i più leggeri. Se rifletti, Dante gli invidiosi li mette in purgatorio. E perché? Faceva spallucce con teatralità. Mi ricordava De Filippo, Natale in casa Cupiello. Perché chi prova invidia
non è contento né soddisfatto, è in un limbo. C'è un libro di un certo Denardis che si sofferma proprio sull'invidia nel campo professionale. Ad esempio, ti parla dei casini tra Guido Reni e Caravaggio, tra Salieri e Mozart. Poi, però, c'è anche la sindrome di chi si sente perennemente invidiato e quindi resta vittima della sua stessa ossessione. Mi segui? Tommaso ricomponeva un puzzle senza modello. E il mucchietto di pezzi al lato della cornice si abbassava, ma gli aggregati erano ancora troppo sparsi e la figura centrale non appariva. Era decisiva la tessera. Il numero degli inserimenti non significava soluzione. Mancava l'astragalo che potesse consentire il cammino. Candido leggeva le email firmate Elvira Battaglia. Erano 32 in un mese e denotavano un'ossessione nell'emittente. Quella tizia aveva deciso di essere assunta alla ERF, colta da un sacro fuoco che se avesse potuto mi avrebbe carbonizzato. Il commissario aveva messo in evidenza tutte le altre stampe, un messaggio in particolare, uno degli ultimi in ordine cronologico, inviato per conoscenza a Tommaso Cassalia. Gentilissima dottoressa Scasselati, la prego di comprendere la mia posizione. Le ho già scritto ripetutamente senza essere convocata per un colloquio di lavoro. Le ho inviato 10 volte il mio curriculum. Non ho nessuna notizia. Invece so che la Miceli che lavora per lei non ha i titoli per fare quello che fa. È nata e cresciuta in America, ma questo non vuol dire nulla. Sappia che tengo all'inverosimile a questo lavoro e non demorderò. Sono di Reggio e non ammetto che gli stranieri vengano qui a prenderci quello che tocca a noi. Le ricordo sempre dello zio, il signor Matalone. Quello che fa per lei non è molto delicato, anche se c'è la ricompensa. Mi creda, non lo fa per tutti. Il dottor Cassalia che ci legge è avvertito. Non ammetto intralci o maldicenze sulla mia professionalità. Il mio curriculum parla chiaro. Le rinnovo i miei più cordiali in attesa di un suo riscontro. Dottoressa Elvira Battaglia. Candido si soffermava ripetutamente sulle parole all'inverosimile e delicato. Era sempre più in crisi. Risistemò le email in cartella, si alzò e si diresse verso la finestra. Guardò fuori. Sul corso Garibaldi sfilava la processione della Madonna della Consolazione, già nel 1500, invocata dai reggini contro le pestilenze e le calamità. I canti delle fedeli che avanzavano reggendo i ceri votivi avevano fatto da background alla lettura delle email, ma senza distrarla. Candido tornò alla scrivania per telefonare e far convocare Matalone. Matalone. Matalone, bersagliato dalle domande di Candido, restava muto e inespressivo. Disse che non capiva a cosa si riferisse la nipote, che con la Scasselati non aveva altri rapporti che non fossero esclusivamente di lavoro. Né la successiva convocazione della Battaglia significò una schiarita per quella fitta nebulosa. Sulla faccenda della ricompensa, tutti e due tacevano, non avevano interesse a creare problemi alla Scasselati. Matalone era una iena con la nipote per la sua poca vedutezza. Piera dal canto suo si mordeva le mani. Come aveva potuto dimenticare quel riferimento in quella maledetta email? Avrebbe dovuto cancellarla prima che Candido vi mettesse i baffi. Quantomeno quel tarlo sarebbe stato debellato subito, ma la donna sapeva il fatto suo. Pensava tra sé se non si azzardano. Lo sanno bene che perdono barca e rete, zio e nipote. Piera era, per usare un termine caro a mia madre Elga, gattopardesca. Questa parola era in un certo senso un'insidia per gli interpreti simultaneisti e ufficialmente in uso nel vocabolario italiano, ma in inglese non può essere resa con un solo lemma. Gattopardesque non significherebbe granché per un inglese.
E se la cerchi su qualunque dizionario bilingue del caso, alla scritta gatto pardesco segue una spiegazione di 5 righe che abbrevio tutto ciò che è associabile ad atteggiamento fortemente conservatore e che fa credere di voler cambiare la realtà lasciando di fatto tutto immutato. Corto Maltese. Era mai esistito davvero? Chi era costui? Ugo Pratt aveva disegnato quello che per me restava un oscuro oggetto di desiderio. Non lo sappia Tommaso. Non ne sarebbe contento, ma si fa per dire. Il capitano tenente, non ricordo, era figlio di un ufficiale dell'esercito e di una zingara. Nella raffigurazione più nota, stava sempre lì nel fumetto, fermo a guardare il mare con aria storta sotto il cappello da marinaio. Era tutto d'un pezzo, come il barone del Lido Calajancunla. Quando Totò e Tiberio organizzarono l'escursione a Malta con annesso tour sulla pesca e l'enogastronomia del luogo, dovettero combattere contro uno strano gorgo sotterraneo di malinconia per tutto il volo d'andata. Saremmo dovuti andarci insieme. Totò stava leggendo, leggeva Fantasmi di Vincenzo Cerami. La sua mente mi vedeva nel libro, nel vassoio che si apriva dal sedile di fronte a lui, nei salvagente di plastica, nella rivista With Compliments of AR Pegasus, nelle parole distratte di questo o quel passeggero. Era come se l'anima della sua migliore amica fosse trasmigrata in tutto ciò che si poteva toccare, vedere o sentire. Ora erano in compagnia di un gruppo di turisti polacchi. L'animatore dell'olandese volante, il tipo che aveva raccontato la leggenda del capperaio turco, stavolta intrattenne i viaggiatori con una mini conferenza sull'Ambra. Bene, conoscete Omero? Il poeta di cui non si possiedono dati biografici attendibili. Aveva un nome strano. Gli storici della letteratura greca ancora non sono arrivati a conclusioni certe. Addirittura il professor Mosino, studioso di Reggio Calabria, nega che l'Odissea sia opera sua. L'etimologia del nome Omero desta pure perplessità. Non si sa se la parola voglia dire colui che non vede o colui che raccoglie i fiori delle muse. Nel quindicesimo canto dell'Odissea, dal verso 459 al 464, leggiamo: Uomo spedir d'accorgimenti mastro che con un bello aureo monile d'ambra vagamente intrecciato a noi sen venne. Madre d'ancelle, il rivolgean tra mano, prezzo non lieve promettendo. Gli antichi tramandano che l'ambra sia fatta delle lacrime delle Eliadi affrante che si disperavano sulle sponde del fiume Eridan per la perdita del fratello annegato. Qualcuno invece sostiene, sempre per leggenda, che furono i fulmini a generarla. La storia di questa resina preziosa va da una piccola striscia ritrovata in un bosco del terziario risalente ad almeno 40 milioni di anni fa ad una pietruzza rinvenuta su un arenile nel Mar Baltico. L'ambra migliore è quella del Baltico, indubbiamente. Il suo valore sta nelle cosiddette impurità o inclusioni e nelle sfaldature. Proprio in Polonia esistevano centinaia e centinaia di botteghe antichissime per l'elaborazione dell'ambra, pare che risalissero all'Olocene. Sentite cosa diceva Immanuel Kant nel 1700, o fragile Moscerino, se solo potessi parlare, come diversa sarebbe la nostra conoscenza del passato. Marziale, poi, un poeta satirico romano dell'antichità, nel libro VI degli Epigrammi, scrive: Quella formichina sotto un albero passò, quando all'improvviso una goccia d'ambra la toccò. Così in vita, piccola creatura disprezzata oggi, dopo la morte nella sua tomba è tanto valutata. Per capire se l'ambra sia baltica, oggi si sottopone alla spettroscopia assorbente a raggi infrarossi. Un'ultima cosa, secondo i precetti della cromoterapia, i colori dell'ambra, con la loro varietà di nuance, hanno effetti benefici sul nostro equilibrio psicofisico. Grazie dell'attenzione.
Il battito di mani del pubblico in volo non durò molti secondi. Dai finestrini si intravedevano il porto e le chiese di Malta, un immenso cameo d'ambra sul turchese del Mediterraneo. Non so se il mio racconto sia l'insetto o la cristallizzazione della resina che lo protegge. So per certo che è la grammatica delle cose e il collante che tiene insieme tutto. Il sisma della barbarie può essere previsto. Qualcuno aveva assistito alla fuga di Natale. Signora Borri, Francesca, mi pare vero? Chiese Candido sbadigliando. Sì, commissario, rispondeva l'interrogata con voce rauca. Perfetto, il suo bar la sera dell'omicidio è stato aperto fino a tardi. Ha visto movimenti strani, uscire qualcuno o altro che ci possa essere utile? Candido martoriava un calendario di cartoncino con i gatti di Roma. Commissario, la verità è che ho visto, potevano essere le 10 meno 20, uscire quel ragazzo che sta sempre là al museo, Natale, il figlio di quello che lavorava là. Sì, ho capito, e allora? Era sconvolto, correva nella pioggia, sembrava un ladro. Io mi ero affacciata perché padre Leo, che è un mio cugino, un sant'uomo, e quanto è vero Dio. Va bene, continui per favore. Appunto, padre Leo mi aveva telefonato per chiedermi di fare un salto al museo per capire se Natale era là. Avevano litigato. Il ragazzo era scappato dopo una crisi isterica e mio cugino era preoccupato. Anche se quelle cose succedevano spesso e di solito Natale rientrava dopo qualche oretta dalla fuga, va, diciamo. E scusi, lei che ha fatto quando l'ha visto? Lo ha chiamato? Che cosa ha fatto? Candido si stava spazientendo. L'ho chiamato, ma scappava verso la fermata dell'autobus. È salito al volo sul 7, quello che va all'eremo. Quindi ero tranquilla, anch'io perché ho capito che stava rientrando. Ho provato a mettermi in contatto con padre Leo per assicurarlo, ma il telefono fisso era occupato. Mio cugino i cellulari li butterebbe in un torrente, dice sempre. Il cellulare non ne usa. Poi dopo un quarto d'ora ho riprovato e mi ha risposto che era tutto a posto. Ma cos'era accaduto in realtà? Natale salutò padre Leo. Ansimava, con il fiato a pezzi, abbracciò il frate Cappuccino che notava qualcosa di strano in lui. Gli scrisse scusa su un lungo biglietto promettendo che non sarebbe più scappato dal convento come aveva fatto. Poi si chiuse nella sua stanza, quella vicino al giardino interno del convento, dove c'era un albero simile a quello del film La tigre e la neve, a cui si era impiccato il poeta iracheno. Natale era un automa impazzito, andava da un angolo all'altro della stanza toccando oggetti senza senso e pensando cose altrettanto insensate. Non riusciva a piangere. Ad un tratto si lanciò verso il letto, tirò fuori dal cassetto del comodino Lolita di Nabokov e come un forsennato cercò l'ultima pagina del romanzo, squadernò la rilegatura per poter possedere meglio la carta. Gli occhi cominciarono a navigare lungo l'ultima scia di caratteri tipografici di pagina 383. Penso agli Uri e agli Angeli, al segreto dei pigmenti duraturi, ai sonetti profetici, al rifugio dell'arte. E questa è la sola immortalità che tu e io possiamo condividere, Lolita. Scoppiò a piangere a dirotto. Per più di un quarto d'ora rimase col cuscino sul viso, lasciando che un filo d'aria gli consentisse di sopravvivere. Poi si rialzò, riempì il bicchiere di acqua gassata, qualche secondo per perdersi nelle bollicine di anidride prima di avvicinarsi alla scrivania. Accese il computer. File nuovo. Il cursore intermittente gli chiedeva di salvare con un nome Oida. Cominciò a scrivere il suo finale. Sofia, sei morta. Io ti ho vista morire. Sofì, ti amo e ti odio con tutta la mia forza. Sono stato sempre un bambino ai tuoi occhi di donna di mondo. Mi hai sempre spolverato e rispolverato come un pianoforte da bar western, mentre avrei suonato per te come un gran coda giapponese. Ero un povero. Iniziò a star male. Il respiro gli serrava la gola. Il cuore non sapeva più dove volesse andare. Tutta una gran confusione. Ebbe il tempo di cancellare quelle poche righe.
mentre il salvaschermo dinamico, un aereo che fluttuava nel cielo azzurro, occultava il foglio bianco. Natale urlava, entrò Padre Leo spaventato, poi 25 gocce di cristallo ristabilirono la quiete dopo la bufera.